a tutti, questo credo sia il video più atteso che voi abbiate mai visto su questo canale. Tutto è partito l'11 aprile 2018, esattamente 4 giorni fa. Dopo la pubblicazione di questa foto, il web è impazzito, il mio Instagram è esploso, l'Instagram di Laura è stato intasato di richieste, messaggi, domande, insulti. Da cosa è partito questo? No, non è partito dal fatto che dovevo scaturire un po' di drama e quindi non avevo niente da portare e quindi ho detto ma sì dai, pacchiamoci qualcuna e facciamo tanti like. È partito tutto dal video di una youtuber che si chiama Charlie Moon, che ormai seguo da tantissimi anni, e credo all'incirca una settimana fa ha postato il video del suo coming out. Quel video, ragazzi, me lo sono rivista veramente 5-6 volte, perché è un video che mi trasmette gioia e spensieratezza. Spensieratezza perché? Perché Charlie in quel video, a parer mio, si è liberata di questo peso che si è tenuta dentro per tanti anni. Io credo che questa sia una situazione complicata da vivere. Innanzitutto lei nel video ha fatto un bellissimo discorso, ma ho apprezzato perché nei commenti, ragazzi, ho letto veramente pochissimi insulti e tantissimi complimenti. Io infatti da lì mi si è accesa una lampadina e mi sono chiesta: ma quindi veramente la generazione di oggi ha accettato questa cosa, ragazzi, che io, potete veramente chiedere a chiunque, io invito adesso in questo momento tutti i miei amici a commentare qui sotto nei commenti, confermando il fatto che io molte volte, come immagino un profilo WhatsApp oppure stato, cose così, pubblico delle foto di delle ragazze che si baciano, dei ragazzi che si baciano, perché diciamo, ragazzi, io sono dalla parte dell'LGBT community e questa, ragazzi, è una cosa che a me trasmette tenerezza, perché è bellissimo vedere queste persone che non hanno assolutamente paura di essere giudicate, portano foto sui social, si baciano in pubblico senza aver paura che qualche testolina con la mentalità ancora chiusa i critichi. Ci sono state veramente delle scene assurde, ci sono state notizie di ragazzi gay picchiati per strada perché si sono baciati in pubblico, cose dell'altro mondo. Mi sono chiesta appunto, ma veramente la community, diciamo, la popolazione, la generazione di oggi è cambiata e finalmente non classifica tutto questo un tabù? Allora, che cosa ho fatto? Io e Laura, che è la ragazza presente nella foto, vi lascio il link del suo profilo Instagram qui sotto in descrizione, abbiamo deciso di scattare questa foto per avviare questo esperimento sociale, in modo da capire se veramente ogni tipo di generazione, diciamo dai 8-10 anni, 10-12-12-14, ha finalmente capito che il tutto è normale. Vedendo il video di Charlie, comunque ho visto dei commenti di ragazzi grandi, comunque dei ragazzi dai 15 ai 20-22 anni. Quindi mi sono chiesta, io avendo un pubblico veramente piccolo, quindi sugli 8-10-10-12-12-14 anni, i loro genitori in qualche modo queste cose gliel'hanno fatte capire, se gliel'hanno spiegate come se il tutto fosse normale, oppure alcuni genitori, diciamo, sono omofobi o che in qualche modo disprezzano i gay e hanno detto al figlio: ah, vedi, quando vedi una coppia così non la guardare, oppure non diventare mai come loro. Allora, che cosa abbiamo fatto? Io, questa ragazza, che è fidanzata da un anno con un mio amico che si chiama Alessandro, che è lui, sul profilo di Laura potete trovare 3 miliardi di foto con lui, quindi ragazzi, io dichiaro qui davanti a tutti, perché tanto so che a partire da questo momento in poi, ai prossimi 27 anni di canale, mi verrà fatta la domanda: Massimi, ma sei bisex? Ma sei lesbica? Io sono etero al 100%. Ho ricevuto certi direct di gente che mi ha chiesto addirittura se in realtà sono un ragazzo, perché una volta ho messo una storia ironica dicendo che io in realtà mi chiamo Silvio. Comunque, io sono etero al 100%, questa ragazza è etero al 100%, fidanzata con un ragazzo etero, cioè con un ragazzo, cioè vabbè, sono una coppia, vabbè, raga, avete capito. Prima di iniziare però io vorrei rispondere ad alcune delle domande che adesso mi stanno frullando per la testa e che mi ricordo di aver letto sotto al post. Ad esempio, la principale, quella che mi sarei proprio aspettata nell'esatto momento in cui ho avviato il tutto: ma Sivi, ma non pensi che in qualche modo il team LGBT si possa sentire attaccato se poi viene a scoprire che il tutto è fake? Allora, diciamo che io questo non classifico una cosa fake, quindi non classifico una cosa falsa. Questo è stato un esperimento sociale, come ci sono quegli esperimenti sociali dove si mettono un uomo e una donna, dove c'è l'uomo che comincia a picchiare la donna. Non è che in realtà loro due si picchiano nella vita reale, è un esperimento sociale per vedere la reazione della gente, ed è esattamente quello che ho fatto io. Ora, io per rispondervi a questa
questa domanda ho preso un vocale di Laura che mi aveva registrato, che poi gli ho chiesto di rifare in modo perfetto, in modo veramente impeccabile, dove ha spiegato che non ci sarebbe motivo che le coppie o comunque i ragazzi della community LGBT vengano a dirmi ma tu non rispetti il team LGBT. I commenti che più non capisco sotto la nostra foto sono i commenti delle persone che dicono cose tipo: sì, ma in caso questa foto fosse fake avresti insultato tutta la LGBT community. Però questo ragionamento è senza senso e anche abbastanza stupido, perché se ogni sessualità ha la propria uguaglianza, non dovrebbe far differenza dire se una persona è etero, se una persona è lesbica, tantomeno le persone della sessualità di cui stai fingendo d'essere non dovrebbero offendersi, perché cioè l'eterosessualità, l'omosessualità non dovrebbero essere più considerate un tabù. Quindi cioè sono commenti proprio fatti giusto per parlare. Ma sei frocia? Dimmi che è photoshoppata, ti prego. Io queste cose le vedo ancora strane, non so se mi ci abituerò. Allora, ma capite che ho un modo per parlare di lei? Che ragazzi, potete sapere che io sono un canale morente. Non mi guarda più nessuno, non... veramente ragazzi, mi odiano tutti. Ma che poi nella descrizione è anche scritto ti vestio. Stai cadendo proprio in basso, cara mia. Ma quindi faceva finta di stare con Milano, ma in realtà stava con questa e quindi è gay. Raga, ma guardate la bocca della ragazza, Photoshop. Una slinguazzata quella non fa mai male. Poi ragazzi, ci sono 557 commenti del fatto: ma vedi che mica vuoi avere visibilità. Ho fatto tutto questo assolutamente per dare visibilità a questo argomento, perché grazie a questo argomento che tu puoi ritenere inutile, che puoi ritenere in qualche modo sporco per farci due follower, che poi ragazzi io con le foto su Instagram non guadagno niente. Cioè, se voi basate l'esistenza di una persona su dei like di una foto e basate la persona in sé sui like che fa una foto, cioè raga, io direi un attimo di farmi un esame di coscienza. Sono stata molto contenta di aver dato visibilità a tutto questo, perché ho avuto l'occasione di parlare con dei ragazzi di 14-15 anni che si trovano in uno stato di confusione, con cui hanno voluto parlare con me, che io ragazzi non sono una psicologa, però io sono molto brava ad ascoltare. Ho usato questa occasione per parlare con voi e aprirmi di più con voi, ed è stato bellissimo, perché anche voi vi siete aperti con me. Mi avete dimostrato una parte di voi che ragazzi alcuni di voi non hanno detto nemmeno ai genitori. Abbiamo parlato veramente per ore, o anche per 20 minuti, 10, 5, 1 minuto, dandogli un piccolissimo aiuto che in qualche modo l'ha incoraggiati ad andare dai propri genitori e aprirsi e parlare di questo discorso. Sono veramente fiera, ma al mille per mille, di aver dato visibilità a questo argomento, perché mi sono resa conto di quanto la mentalità dell'uomo è ancora chiusa, di quanto ci siano alcuni ragazzi che hanno paura, cioè proprio ad essere se stessi. Io potrò ripetervelo anche 5 miliardi di volte, però adesso parlo con le persone che effettivamente mi capiscono e che in qualche modo stanno sostenendo questo progetto insieme a me, che io stimo veramente a vita le coppie LGBT, la community LGBT, comunque tutto quello che fa parte del mondo omosessuale. Complimenti a voi che siete riusciti a essere felici al 100% senza aver paura di nessuno. Io ora con questo video ragazzi volevo trasmettere un messaggio positivo. Ho voluto usare la mia visibilità, perché sì, te lo dico proprio in faccia, l'ho voluto proprio usare questa mia visibilità, ho voluto usare questo momento per trasmettere un messaggio positivo e per aiutare tanti ragazzi che in questo momento si sentono molto confusi e molto impauriti dalla loro personalità e dai loro gusti sessuali. Il fatto che sono riuscita in qualche modo con un video, con una foto, con un messaggio a rendere felice una persona, a renderla finalmente libera di quel peso che si sta portando avanti da veramente una vita. Perché ci sono dei ragazzi che scoprono appunto di essere gay, appunto lo capiscono, perché è una cosa che si capisce ai 12 anni, agli 11, ai 10, ai 15, ai 20, cioè comunque ognuno ha i suoi periodi per capirlo. Detto questo, niente ragazzi, io credo di aver parlato abbastanza. Questo è stato il mio video appunto spiegazioni di tutto questo. Io vi mando un bacione immenso, vi auguro buona giornata, buona serata, buona vita. E niente ragazzi, io vi mando un bacione, noi ci becchiamo al prossimo video e niente, siete sempre liberi di fare quello che vi piace e fare ciò che vi fa sentire bene con voi stessi.